Motorvalli, oggi ci troviamo in una città della nostra regione, quindi comunque Motorvalli, siamo a Faenza e incontriamo un amico prima di tutto, ma soprattutto un copilota e giornalista di rally, Fabio Villa. Ciao Fabio. Ciao. Siamo qui per parlare soprattutto di quella che sarà la gara principe del Rally di Monte Carlo, perché Fabio, prima ancora che essere un giornalista, è stato uno dei primi, anzi il primo Emiliano Romagnolo ad avere corso il Rally di Monte Carlo. Quando? Nel 1987, 10 anni dopo la mia prima gara come pilota. Allora io feci un Cesena, una garettina sprint con questa 128 cubi qua. Vabbè, qua. E dopo 10 anni Monte Carlo come da lì. Il coronamento di un sogno? Ah beh certo, quello credo che sia il sogno di tutti i rallisti, piloti e navigatori, di, almeno una volta, di fare Monte Carlo. Quindi con questa lancia Delta, sì, proprio qui da Faenza, 4WD, quindi la prima versione della Delta, Gruppo N, quindi vettura di produzione per chi non fosse particolarmente avvezzo, tu eri copilota del tuo concittadino Riccardo Arrani, esatto. Hai fatto una bella carriera, magari un'altra volta parleremo anche con lui, hai fatto una bella carriera nel mondiale. Spiegaci, hai detto è stato il coronamento del sogno di tutti i rallisti, perché il Rally di Monte Carlo è così considerato un mondiale in prova unica? Perché è probabilmente il primo rally in assoluto mondo che è stato organizzato, anche se c'è un dibattito perché alcuni dicono che in realtà fosse il rally di Polonia il primo in assoluto. Il famoso Rally Polski, ma era una questione di mesi, ecco. Comunque è diciamo il primo rally che si organizzò, quello degli anni 20, e aveva una struttura così sparsa, cioè c'erano ancora, e anche quell'anno lo facciamo noi per l'ultima volta, le marce di avvicinamento, cioè si partiva da varie capitali europee, potevano essere Varsavia, Londra, Parigi, anche il Marocco, eccetera, c'erano questi 2000 chilometri di avvicinamento alla Francia. Ecco, quindi prima che partisse la gara vera e propria, facevi 2000 chilometri su strada aperta. Sì, era, cioè, agli inizi degli anni 20 poteva essere già un'avventura tecnica, perché pare tanti che gli ultimi anni era una gita lunghissima, molto faticosa, perché addirittura quando lo facevamo noi facevamo dei lunghi tratti autostradali, quindi... Ma dove siete partiti? Noi siamo partiti da vicino, cioè dal Sestriere. Ah beh, poca strada. Però ci fecero fare lo stesso 2000 chilometri, perché siamo Alessandro di Piacenza, poi Milano, Como, Aosta, Tunnel Monte Bianco, Grenoble, alla fine erano 2000 chilometri. L'avete vissuto un po' come una gita? Sì, però era già... mi preoccupò la cosa, perché io non lo sapevo, andavo a ritirare documenti, roadbook, eccetera, mi ritrovai che non c'era il roadbook di tutta questa... gita, chiamiamola così, però c'erano dei controlli orari e dei posti ben precisi, e io pensavo come ci arrivo, perché c'era, mi ricordo Alessandro, il controllo orario, c'era l'orario, non aveva il tom-tom, non c'era, e diceva concessionaria Fiat ad Alessandro. Dice vabbè, Alessandro non è grande, chiederemo, perché ma Milano magari Milano che era un palasport, dico io da Piacenza come arrivo a fare sport. Fortunatamente il team Lancia fornì a tutti coloro che correvano con la Lancia un roadbook fatto da loro, distribuito gratuitamente ai Lancia, tra l'altro precisissimo, c'era addirittura segnato il costo del pedaggio, per preparare, non so, 1000 lire da pagare. E questo, cioè, mi tolse una grossa preoccupazione. Infatti, quindi... parlando del Monte Carlo, c'era tutta questa marcia di avvicinamento, che adesso non esiste più, ma nella gara vera e propria che cos'ha di speciale era di Monte Carlo? Beh, allora adesso è calata molto, c'era il fatto dell'innevamento delle prove, il pubblico che era una cosa impressionante, cioè il famoso passaggio del Turini, che era iconico. Beh, è la prova speciale più famosa. Sì, che quest'anno non c'è, purtroppo. Sì, cioè, c'è no? E quindi c'erano tutte le squadre ufficiali lì. Anche noi privati eravamo in mezzo ai grandi nomi, che potevano essere Biesion, Biancunen e quant'altri, i piloti al top in quel periodo.
Ed era appunto la storia del rally, perché poi si è arrivato a Monte Carlo, sedente del Gran Premio. Quindi c'era... Anche perché si dice rally di Monte Carlo, ma forse molti non lo sanno, non è che si rimane nell'ambito del Principato. No, no, si fece in mezzo a Francia, tanto vero che un dato momento nei vari giri vidi un cartello, una freccia che diceva Parigi 180. E oggi che cosa rimane di questo rally mondiale? Perché i piloti lo sentono ancora così tanto? È il nome, è un marchio di fabbrica, vuol dire partecipare per i calciatori, non so, alla finale Coppa dei Campioni, al di là del risultato. È il mito, perché lì hanno vinto i più grandi piloti al mondo, Muari, i francesi, i formoli, cioè, hanno vinto tutti quelli che contano. E tu per una settimana fai parte di quelli che c'erano, poi arrivi tra gli ultimi. Relativamente alla nostra regione, quindi alla nostra Motorvalle di cui ci piace raccontare, oltre a te e Riccardo Errani, poi Riccardo Errani è corso con il tuo concittadino Stefano Casalino, sì, ci sono stati altri piloti? Sì, l'anno seguente, noi che avevamo la scuderia di Faenza Recentina, sì. Ci furono altri tre equipaggi romagnoli che fecero il Monte Carlo, cioè il mio attuale pilota, che adesso sono in pensione, Ravaglioli, con la 112, e Ravaglioli, senza G, sì. Di Forlì con... Un vero amico, lo conosciamo, magari un'altra volta facciamo due chiacchiere anche con lui, ci racconta la sua poi esperienza. Poi c'era Ravaglioli, un regista molto veloce, grande esperienza, che lo fece con la Ritmo, e poi Zoli, sì. Sempre di Forlì, che era il navigatore di Ravaglioli, non in quel caso, con Opel Corse, quindi ci furono l'anno dopo, nell'88, per parlare proprio dei piloti qui in zona. Per rimanere in ambito nazionale, abbiamo raccontato del rally di Monte Carlo, che, di cui rimane il nome, mi hai detto, mi piace, hai nominato tante volte i marchi italiani, hai detto Lancia, hai detto Autobianchi. Ti vorrei solo fare una domanda finale, diciamo così. Quanto manca oggi nel mondo dei rally un marchio nazionale? Manca tantissimo, anche se c'è da dire che nel Monte Carlo scorso c'erano le 124 Abarth, sì. Quindi erano ritornate, non ufficiali, perché poi c'è anche un campionato FIA del Senato LGT, sì. Quindi manca moltissimo, perché è un discorso d'immagine, ma non è decisivo secondo me per scoprire dei piloti, perché piloti dell'Estonia che non hanno nessuna casa costruttrice e i Tanak forse anche di più al pubblico nazionale, sì, non è più necessario avere una casa costruttrice in casa per diventare un grande pilota. Per esempio, i finlandesi non hanno mai avuto case costruttrici, quindi è diciamo un discorso di immagine di una storia, quella soprattutto dell'Arancia Delta e dell'Arancia Fulvia, che mancano, ma non è decisivo per creare i campioni. Direi che è stato esaustivo, abbiamo scoperto il rally di Monte Carlo insieme al primo romagnolo che lo ha corso, grazie Fabio. Grazie a voi. E a risentirci con un'altra bella storia della Motorvalle.